Omicidio stradale o missione di soccorso? Queste le accuse contestate a Michele Salmaso, denunciato per l'investimento di Fabrizio Copetti, la sera del 6 febbraio. Appena dopo la rotonda ho sentito un botto all'improvviso dopo le strisce pedonali. Racconta: Non ho visto nessuno. Il vetro era rotto. Mi sono fermato e sono sceso per vedere e c'era un cartello stradale. Ho pensato fosse stato quello. Mette dunque le mani avanti, non risparmiando dichiarazioni a chiunque gli chieda conto di quanto è successo nella serata di lunedì. L'investitore di Fabrizio Copetti insiste dicendo di non essersi accorto di nulla, ma di essersi fermato, di aver messo le quattro frecce e di essere andato a vedere se era successo qualcosa. Assicura di non essere scappato, ma la sua versione cozza con la ricostruzione fatta dalla polizia locale, che ha avuto il supporto delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Michele Salmaso, 59 anni, vive nella zona di San Lazzaro. Quando gli agenti della polizia locale gli hanno contestato il grave episodio che è costato la vita al funzionario. Di banca Fabrizio Copetti è caduto dalle nuvole. Non sono scappato, insiste. Mi sono anche fermato per capire cosa fosse successo. Omissione di soccorso e omicidio stradale. I capi d'accusa a carico di Salmaso, che percepisce il reddito di cittadinanza, e è rotonda con piccoli lavoretti. Ma se davvero non si è accorto di nulla, possibile che, nonostante siano tanti giorni che in città non si parla d'altro, non si sia presentato spontaneamente alla polizia locale? In fondo era nella zona, nell'orario in cui si è verificata la trasmissione. E da subito le forze dell'ordine hanno sollecitato potenziali testimoni oculari. Possibile dunque che non gli sia venuto in mente di palesarsi? L'assessore alla sicurezza eh, Diego Bonavina intanto ha detto: Pur nella tragicità dell'evento, esprimo la mia più grande riconoscenza al lavoro della polizia locale che in pochissime ore è riuscita a ricostruire la dinamica del sinistro. Frutto di grande professionalità ma anche di lungimiranza dell'amministrazione che fin da subito ha collocato parecchi milioni di euro sugli impianti di videosorveglianza di ultima generazione che oggi sono oltre 800 su tutto il territorio comunale.